Signori, buongiorno. Signor Pubblico Ministero, allora a lei la parola per la relazione introduttiva, prego. Questo è un processo complesso, è un processo difficile per tutte le parti. Ci auguriamo tutti che sia un processo unico per il nostro Paese. È un processo per fatti numerosi di una gravità inaudita, con un rilevante numero di episodi criminosi, 8 omicidi, con un alto numero di vittime, 16 vittime, con un lunghissimo arco di tempo in cui l'autore ha agito, ben 17 anni. Basta pensare che il primo fatto addebitato all'imputato è del 1968, l'ultimo è del 1985. È un processo complesso e difficile, dicevo, perché è un processo indiziario, per il quale nel corso delle lunghe indagini non sono state raccolte ad oggi prove dirette della responsabilità dell'imputato. Tantomeno ci sono ammissioni neppure parziali, nemmeno su circostanze secondarie da parte dell'imputato. È singolare in proposito come il Pacciani, anche di fronte a fatti per i quali è già stato giudicato, mi riferisco in particolare all'episodio relativo al processo che egli ha avuto per le violenze alle figlie, nel quale le prove sono state schiaccianti, lo vedrete voi quando vedrete quella sentenza, quando soprattutto sentirete le figlie, Pacciani ha continuato a dire: sono loro che raccontano questo, non è vero nulla, continuando quindi a negare l'evidenza su fatti talmente provati, diversi da quello per cui si procede oggi, da farci capire come la attendibilità delle dichiarazioni dell'imputato è assolutamente nulla. Sicuramente, signori, non lo neghiamo, sono stati compiuti errori di impostazione di indagine. Lo sappiamo tutti, sono state indagate persone poi prosciolte. Oggi, però, il PM da questo momento è in grado di dirvi: sì, occorre la massima attenzione nella valutazione delle prove, ma gli indizi ad oggi raccolti nella fase delle indagini sono numerosi, sono gravi, sono precisi, sono univoci, sono concordanti. Condannerete quest'uomo? Concordanti. Condannerete quest'uomo? Io penso, lasciatemelo dire con molta riverenza alla Corte che presiede questo processo, io penso che sarà stata commessa un'enorme ingiustizia, un errore giudiziario tra virgolette. Era questa la via più facile, la via in discesa. L'ha ripetuto più volte la pubblica accusa, anche sui giornali, Pietro Pacciani, perché nato nel Mugello, contadino, si è spostato nei vari luoghi che conosceva bene, è stato vicino ai luoghi degli ultimi omicidi, Pietro Pacciani. Il trucco è proprio qui. Pacciani è il mostro perché potrebbe esserlo, e su questo assioma, diventato una regola di condotta di indagine, si parla, per fortuna si riconosce, e lo dice lo stesso pubblico ministero nella relazione introduttiva. Sono stati compiuti errori di impostazione di indagine, ma può essere questo signore, magari fosse signore, può essere questo signore
l'autore di quegli 8 duplici omicidi? Dice la pubblica accusa, questa è stata la domanda di tutti. Senza dubbio è stata la risposta. Ma dove sono le prove? Dove i testimoni veri? La certezza nel dubbio, il dubbio della certezza, non è un assioma. Una cartuccia senza origine e senza identità. Qual è l'identità di quella cartuccia nell'orto di Pacciani? L'origine, qual è l'origine? Stracci e biglietti, senza alcun riferimento logico. Un album che di tedesco ha solo il nome. Non professionale, quasi carta straccia, un guidamolla raccolto in un vaso rotto e abbandonato. Chi l'ha messo? Chi l'ha mandato ai carabinieri? Chi ha voluto fare questo? È un anello che non si è mai chiuso. Un portasapone, prima bianco e quindi diventato rosa, di una marca Deis mai commercializzata in Germania. Questi erano gli indizi e tali rimangono. La pubblica accusa non ha fatto una requisitoria, ha giudicato un uomo. O almeno ha tentato di giudicare un uomo. È assurdo un processo di questo tipo nei confronti di un poveretto il quale ha subito fino ad oggi, io credo, una serie di vessazioni non dovute al sistema giudiziario ma al sistema indagativo, nel senso cioè che questo poveretto il quale ha avuto dei problemi a suo tempo, ha avuto dei problemi certamente piuttosto gravi, piuttosto pesanti, è stato vittima anche di un computer, perché contro di lui è iniziata questa attività indagativa sulla base di quello che gli era accaduto, delle condanne che lui aveva avuto, di una precedente condanna del 1951 o 52 e di una successiva del 1987-88, è un problema assai delicato, brutto, quanto si voglia, relativo ad un rapporto con le figlie. Il resto in questo processo, io dicevo che è veramente silenzio, perché se è vero che esistono degli elementi indizianti, questi elementi si sono risolti già prima, nella fase, direi, prodromica a questo dibattimento, quando cioè noi abbiamo richiesto, il mio collega avvocato Ventura e l'avvocato Fioravanti hanno richiesto alla Corte Suprema di Cassazione la revisione di quella decisione del Tribunale, del riesame, e la Corte Suprema di Cassazione ci ha ritenuto di affermare che gli elementi che oggi sono sostenuti dal signor Pubblico Ministero a cardine della sua accusa erano allora incerti, e tali io credo siano rimasti. Assolutamente incerti, del tutto equivoci, non certo illuminanti. Che cosa c'è a carico di Pacciani? C'è la sua personalità, si dice da parte del pubblico ministero, la menzogna quotidiana nel volere cioè allontanare da sé lo spettro di queste accuse che sono infamanti. Pacciani è stato indubbiamente un uomo rude, ma la gente dovrebbe sapere che vita ha fatto questo poveretto da ragazzino, quando povero in canna lui e la sua famiglia contadina riuscivano qualche volta per sopravvivere. E purtroppo sono sopravvissuti, lui così mi ha detto, ma che questa è vita, la mia non è una vita, la mia è un calvario continuo, sono sopravvissuti a base di aringhe, una aringa in quattro divisa in questa famiglia poverissima. Dopo la tragedia,
all'età di 25 anni, la tragedia dovuta ad un fatto di gelosia. Dopo questa tragedia che cosa accade? Esce dal carcere, cerca di rifarsi una vita. È molto difficile che costui si faccia una vita. Chi esce dal carcere difficilmente riesce a trovare una compagna. Trova una compagna, una buona compagna nell'Appennino toscano. Questa povera compagna buona, a suo tempo, a causa della gestazione della prima figlia, purtroppo perde un po' così la lucidità mentale e non è più una donna pressoché normale come dovrebbe essere. Quindi un uomo sfortunato anche in questo. Ora gli si attribuisce di tutto. Perché gli si attribuisce di tutto? Perché ha avuto questi precedenti penali. L'accusa su che cosa fonda la certezza delle sue ipotesi? Fonda su questo comportamento antecedente, tant'è che ha riversato in maniera, a mio avviso, in debito nel processo tutto quello che non avrebbe dovuto portare nel giudizio, cioè i precedenti di quest'uomo, che se servono soltanto per valutare la personalità non avrebbero dovuto condizionare, come hanno fatto purtroppo, un po' l'idea collettiva della responsabilità. Perché qua si parla di un'idea collettiva che era sorta contro Pacciani. Come i funghi sorgevano nelle campagne toscane, coloro che avrebbero visto il Pacciani a destra e a sinistra muoversi di giorno o di notte in questa platea che è bellissima delle colline fiorentine. Poi però sono tutte vanificate queste accuse spasmodiche, assurde, inattendibili, e residuano esclusivamente per la valutazione della Corte di Assise due elementi. Un elemento che è questo blocco Schizenbrunnen, che è stato venduto certamente nella città di Osnabrück, e poi questa cartuccia che è stata reperita in maniera veramente strana nell'orto del Pacciani. Schizenbrunnen è un elemento a carico dell'imputato che avrebbe dovuto essere immediatamente così tolto dal novero degli elementi indizianti. Tant'è che la Corte Suprema di Cassazione, quando ha pur respinto il ricorso prospettato dai difensori, disse che questo era un elemento certamente incerto di valutazione giudiziaria ed un elemento che non poteva in alcun modo, per la carenza di questo requisito della certezza, non poteva sostenere sensibilmente, cioè con una validità probatoria di un certo peso, l'accusa. Accanto a questo elemento vi è anche un altro elemento, quello di questa cartuccia, ed è inquietante come noi abbiamo potuto verificare la esistenza e il ritrovamento di questa cartuccia, che secondo alcuni periti certamente avrebbe avuto una durata nel terreno, nel sottosuolo, di 2 o 3 anni, quindi in un momento in cui Pacciani non esisteva a Mercatale perché stava in carcere, e questo elemento è un elemento, secondo l'accusa, decisivo. Ora voi vi rendete conto che questo elemento, che dovrà essere valutato in un certo modo, sia sotto il profilo balistico, sia sotto il profilo della compatibilità di queste microstrie che sarebbero state reperite nella parte terminale della cartuccia, perché sarebbe stata incamerata questa cartuccia nella pistola del mostro, fra virgolette, ebbene queste microstrie, che non danno certezza assoluta, sono accompagnate da un elemento diversificatore in maniera esclusiva e totale, quale è una impronta dell'estrattore. Questa impronta dell'estrattore, noi lo abbiamo detto fino, e lo diremo ancora fino alla fine dei nostri giorni processuali di questa causa, questa impronta dell'estrattore ed una impronta che esclude in maniera assoluta scientifica che questa cartuccia che fu trovata nell'orto del Pacciani potesse essere una cartuccia compatibile con la canna di quella pistola. È una richiesta che io ho formulato a suo tempo, una richiesta su cui insisterò ancora, e la Corte si è riservata sul punto, ma vi è una prova, direi, tabulare. Si vede chiaramente che questa impronta è un'impronta dell'estrattore 3 volte più grande, più lunga, più estesa
della impronta dell'estrattore che è stata lasciata nelle cartucce che furono reperiti sui luoghi del delitto. Io credo che Pacciani debba essere, con estrema serenità e serietà da parte della Corte d'Assise di Firenze, mandato prosciolto da questi reati. La indagine deve ancora proseguire nei confronti di altri. Se si dovesse condannare Pacciani per la pochezza degli elementi indizianti, che tali non sono ma sono soltanto dei sospetti, io credo che il nostro sistema processuale giudiziario tornerebbe indietro di quasi 200 anni, quando allora era ancora in vigore la validità delle denunzie anonime, quando ancora non era neppur possibile avere una sentenza con una motivazione corretta, valida, sostenuta da elementi logici, perlomeno se non di certezza, ma di grande probabilità. Per tutte queste modestissime considerazioni, io devo chiedere, sono obbligato, la mia coscienza mi impone di richiedere il proscioglimento più ampio di questo poveretto. A 70 anni, è un uomo solo, sicuramente solo, ed è un uomo certamente innocente.